Eccovi qua, cari amici, un libro nuovo, nuovo, fresco, fresco sul diavolo. Sul diavolo, sul diavolo. Fresco, fresco. È stato appena pubblicato dalla casa editrice Mondadori. Ma pensate voi che tempismo. E il nostro Papa, Papa Francesco, ha appena pubblicamente detto che il diavolo esiste ed è una realtà personale. E guarda caso appare subito un libro sul diavolo. Vedete, cari amici? Eccolo qua, è apparso adesso, guardate. Un libro sul diavolo, Satana ci imbroglia e noi lo cerchiamo nel posto sbagliato. Libro sul diavolo, vedete? Oggi è lunedì, è 3 novembre 2014, vedete? Appena adesso è uscito, è un libro sul diavolo, vedete? Vedete, cari, guardate. E il libro di Luciano Regolo e Raffaele Talmelli, Il diavolo Mondadori, pp. Pagine 336, euro 17, sarà presentato oggi a Milano dagli autori alle ore 18:30 presso la libreria Mondadori di Piazza Duomo. Vedete che non c'è trucco e non c'è inganno. E io questo video non l'avrei neanche fatto se non fosse. E per il fatto che un carissimo mio amico telespettatore, e per la precisione, il telespettatore che ha come nickname Mickey Maki, Mickey Maki 76, Mickey Maki 76, e recentemente ha commentato un mio video, sempre un mio video sull'aldilà, sull'inferno, sul paradiso. Non ricordo bene quale video abbia commentato, e ha detto in maniera molto specie, ha detto, è un discorso inutile, un discorso inutile. E, caro Michi Maggi, il discorso sul diavolo, il discorso su Dio, il discorso sull'inferno, sarà un discorso inutile per te, ma non per le moltitudini, le moltitudini umane sono tanto interessate. E anche al diavolo. Lo vedi che pure la casa editrice Mondadori ha pubblicato un libro sul diavolo, questo qua. E non è un discorso inutile, caro amico. Ha pubblicato, Michi Maggi, vedi, caro. Qua si è messa in moto una grande casa editrice, questa è la grande casa editrice di Silvio Berlusconi, la Mondadori, non si scherza mica con la Mondadori, è la casa editrice number one, forse la Mondadori è anche più potente della Rizzoli, la Rizzoli sarebbe la mia casa editrice, nel senso che io ho delle azioni, io ho delle azioni di Rizzoli, RCS, Media Group, Rizzoli, la casa editrice, tra l'altro del Corriere della Sera, io ho delle azioni, c'è il mio video intitolato Rizzoli. Ora ci sono anch'io. Da quando sono diventato azionista di Rizzoli, la Rizzoli si è ripresa, si sta riprendendo, sta estinguendo i propri debiti perché io continuo a stimolarla, la continuo a stimolare anche stamattina. Io ho fatto un video, l'ho dedicato al Corriere della Sera, al grande costituzionalista Michele Ainis, che ieri aveva scritto un editoriale citando la frase di Jean-Jacques Rousseau, dice che ci vorrebbero degli dèi per fare le leggi per gli uomini, come se non ci fossero già le leggi divine, ci sono i 10 comandamenti, no? Vabbè, quindi io, Rizzoli, Rizzoli che fa la pubblicità, la concorrenza, Satana ci imbroglia. E non ci imbroglia, in questa recensione, in questo articolo recensione, l'articolo recensione l'ha scritto Paolo Foschini, in questo articolo recensione si cita Baudelaire, il quale avrebbe detto che la più grande trovata del diavolo sarebbe quella di farci credere che non esiste. Hai capito, Mickey Maki 76? Baudelaire, il grande Baudelaire, avrebbe sostenuto che la più grande trovata furbata del diavolo sarebbe quella di farci credere che non esiste.
Mettiti tu, caro Michi Maghi 76, mettiti tu contro Baudelaire, mettiti tu contro la casa editrice Mondadori, mettiti tu contro tutti quelli che comperanno questa nuova opera del diavolo. Mettiti, prova, prova tu. Guai nella spada, Michi Maghi 76, mettiti tu contro questo pachidermico apparato, guarda qua. Vedi, fresco fresco, appena uscito, appena uscito, appena il Papa ha detto sì, il diavolo esiste e c'è anche tra le parapristi direzionali, tacchiti, che ti esce subito un libro ti esce, ma per fortuna che in tutto il mondo ormai c'è questa mia opera, fra un matriarchi, tu patriarchi, per fortuna, che spiega per bene come stanno le cose, perché l'umanità vive in patriarcato, l'umanità è passata dal matriarcato al patriarcato, e io vi spiego come stanno le cose in patriarcato. Ah, e chiariamo subito che c'è anche la versione in lingua italiana, perché prima è stato pubblicato in lingua italiana questa mia opera, è stata pubblicata in lingua italiana, poi considerato il grande successo di vendite, l'editore ha ritenuto opportuno farne anche una edizione in lingua inglese per l'eterno. Per l'intera umanità. Beh, insomma, ecco qua, vedi, caro, non è vero che sono discorsi inutili, non è vero che sono discorsi inutili, ma se è l'intera umanità che fa le guerre, fa ancora le guerre di religione, fa ancora l'intera umanità, le fa ancora oggi, non si deve mica arrivare al califfato, eh? Le guerre di religione ci sono ancora oggi, ci sono. Vabbè, insomma, relativamente a Lucifero, diavolo, a Satana, al demonio, e che dire? Il Serafino Massoni dice che in ultima istanza il demonio è stato creato da Dio, perché il demonio, prima di diventare demonio, era l'angelo più bello del creato, diciamo che il figlio prediletto di Dio. E poi però si chiamava Lucifero, cioè portatore di luce, Lucifero, fero, fer, studi, latum ferre, era lingua latina che una volta si studiava, una volta, fero, fer, studi, latum ferre, Lucifero, portatore di luce, era l'angelo più bello del creato, e c'erano tutti gli altri angeli, no? In paradiso, e Lucifero, a forza di guardare il Padre Eterno, incominciò a nutrire una passione patriarcale nei confronti del Padre Eterno. Quella passione patriarcale si chiamava invidia, perché Lucifero diceva: non è giusto che tu, Padre Eterno, abbia tutto. È rapporto padre e figlio. È rapporto padre e figlio, eh? Non è giusto che l'universo lo voglio io, ti voglio spodestare. E quindi Lucifero racimolò delle legioni di angeli a lui fedeli, ci fu una grande guerra in cielo, una grande guerra. E però vinse Dio, il Padre Eterno, assieme agli angeli fedeli. E nel momento della vittoria, Dio trasformò Lucifero nel demonio, e lo scaraventò nell'inferno. L'inferno venne creato proprio in quel momento lì. Quindi, tutto sommato, il demonio è una creatura di Dio. E ricordo sempre quello che diceva il grande Johann Wolfgang Goethe. Grande autore del Faust, e quale Goethe diceva che, sentite un po' cosa diceva Goethe di Dio e del diavolo, diceva: Dio è quella forza che sempre cerca di conseguire il bene, ma sempre consegue il male. Lucifero, invece, il diavolo, il demonio, è quella forza che sempre vuol conseguire il male, ma sempre ottiene il bene. Ma pensate un po' voi che situazioni che ci sono a questo mondo. Beh, l'unica cosa, cari amici, è dimenticare tutto e trovare la pace e la serenità leggendo quest'opera, cari amici. Leggendo quest'opera, per fortuna che adesso c'è la traduzione in lingua inglese, per cui l'intera umanità ne potrà beneficiare, cari amici. Vedete che meraviglia. Pensate voi in lingua inglese, guardate voi che roba, cari. Metti di tu, mettiti tu.
Metti tu, caro Mickey Mouse, contro questa macchina enorme. Mica solo in Italia succedono queste cose, eh? Mica solo in Italia, Mickey Mouse, eh? Succedono in tutto il mondo e si parla del diavolo, di Dio, dell'aldilà. Non mi commentate io queste cose qua, Mickey Mouse, 66, e mi dici tempo perduto, tempo perduto. Vaglielo a dire alla casa editrice Mondadori, caro. Vaglielo a dire alla casa editrice Mondadori, poi vedremo quante copie vende quest'opera. Vedrai, questo è capace di vendere centinaia di migliaia di copie, eh? Col diavolo non si scherza mica, eh? Ci tira parecchio col diavolo, eh? Va bene, cari. La cosa più bella però è chiudere un video con questa dolcissima immagine, ok? Grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.